per dire che non era successo nulla di irregolare. Intanto però è scivolato anche Coda, può ripartire il Cagliari, è stato fermato De Iola. Tefossati, difesa scoperta, non ce l'ha fatta ad agganciare Sau ed è intervenuto Empereur, poi De Iola. Sau parte adesso Di Gennaro, è lui che deve fare gioco per la squadra sarda. De Iola, limite, non riesce a passare, lo circondano in tre, gli portano via il pallone. Di Cesare adesso spinge il contrattacco con ovviamente Giuseppe Gemiti, portapalla troppo corto il pallone per Lazzari, poi caparbiamente Gemiti va a recuperare al suo errore. Romizzi, Pedro, colpo di testa di Romizzi, pallone all'indietro, poi arriva De Iola che mette giù. De Iola con il sinistro in qualche modo sporcato da Tonucci. Con Schiavone alla meglio il colombiano, ottimo il tocco per De Iola. De Iola si libera per il destro, De Iola ancora, De Iola in aria, va giù al limite, l'intervento falloso per De Iola che sta arrivando, pallone un po' arretrato, lo può comunque giocare De Iola. A destra per Balzano, alla meglio nel contrasto con Fedato, il cross dentro, va in tuffo, c'è che arriva nel mezzo, colpo di testa a liberare di Ceccherini, raccoglie De Iola in mezzo a due, se la cava Balzano, altro pallone alzato. Salviato, Vasto la tende a destra, Salviato profonda a cercare Ferrari, chiude Capuano, De Iola attaccato da Salviato che ruba il pallone, Marilungo, pazienza, insomma è un pochino perplesso, anche se sul piano della determinazione mi sembra più aggressivo il Cagliari in questo avvio di secondo tempo, però il Lanciano, una squadra che gioca benissimo e che quando parte in azione offensiva. Lo attacca Salviato, Gio Pedro lavora bene il pallone cedendolo a De Iola. Fermato De Iola, ma c'è Falesio Danni, calcio di punizione. Alla porta, prova a girarsi Giannetti, Fossati, Gio Pedro, non controlla, non è finita però. De Iola, si accentra De Iola, parte il tiro, alto sopra la traversa. Vai, vai, chi, vai, chi. Passa, accorcia. Poi la palla giocata su Murru, Sau, De Iola prova a portarsi avanti il pallone, ancora Sau, accelera Sau, passi De Iola, Fossati, ci Joan Jesus, Napotuz continua azione, porta ce l'alte nella Zuri. Aupelista indisponibile, Lordarpe Vidici Ranocchi. Accorciare le distanze con gli Aici e di colpire due pali sul finire. Pisacane, anticipato De Iola, c'è però subito Benedetti che rilancia verso Cerri. C'è Cerri che va a giocare il pallone, posizione di ala destra sul passaggio di De Iola. Ancora De Iola, insiste De Iola, sinistro di De Iola sul fondo. Fatto tardi, Gazzola però indeciso sul da farsi, Cerri lo attacca, allora lo scambia con Pellegrini, recupera però De Iola che strappa via il pallone dai piedi di Biondini. De Iola scambia con Colombatto, di non dover rischiare sempre in ogni circostanza l'anticipo. Può ripartire il Cagliari su questa palla persa dal Sassuolo, è Farias largo a sinistra, al centro c'è Cerri, largo a destra Giannetti.